Benvenuti a un nuovo video di Sistemista Italiano. Buongiorno a tutti, dopo 3 giorni di febbre a 39. Scusatemi la mia assenza, ma è dovuta appunto a questa influenza strana. E oggi andiamo a rispondere alla richiesta di ingegner Piero Francesco Spanò, che dopo aver visto il video su pfSense voleva sapere come fare una OpenVPN su pfSense. Quindi diciamo continuano le lezioni su pfSense. Andiamo a vedere sempre su pfSense su Amazon, perché è l'unico modo per poi testare veramente la VPN, fare renderlo OpenVPN server per poi creare tutti i certificati per i client che si connetteranno a pfSense, e da lì poi potranno accedere a tutta la rete LAN gestita da pfSense. Quindi andiamo subito al problema. Allora, il problema è quello appunto di poter consentire agli utenti di una LAN, come già fatto nel video VPN di Microsoft, che vi invito ad andare a vedere, a tutti gli utenti, scusatemi, di un'azienda, di collegarsi alla rete aziendale o all'infrastruttura in cloud, se parliamo di un'infrastruttura in cloud, in maniera sicura attraverso dei tunnel VPN host to site in questo caso. Quindi, dopo aver visto site to site con pfSense, sempre video che vi invito ad andare a vedere, vedremo invece come consentire a degli utenti singoli, quindi postazioni singole, di connettersi al server VPN e poi da lì accedere a tutta la infrastruttura gestita sulla LAN di pfSense. Quindi andiamo alla soluzione. Eccoci qua, noi abbiamo il nostro pfSense, come vedete, con due interfacce, la One che sta sulla 10.0.0.105. Vi ricordo che su Amazon l'interfaccia One viene vista come un indirizzo IP privato, perché l'IP pubblico delle istanze è sempre NATato in maniera trasparente sull'IP privata. In realtà non è neanche un NAT, è proprio sì, è un NAT trasparente. Tutto ciò che arriva su quell'IP pubblico viene girato uno a uno sull'IP privato. Quindi in realtà pfSense non vede l'IP pubblico, vede direttamente un IP privato sulla WAN, ma questo a noi interessa poco. Mentre sulla LAN abbiamo, come vedete, un'altra subnet, quindi 10.0.1.106, sono tutte e due barra 24, quindi le due subnet, le due network, non possono comunicare tra loro, perché in mezzo c'è il pfSense che fa da router. Questo è un concetto, spero che sia chiaro, già spiegato nei miei video precedenti, soprattutto in quello delle subnetting che mi invito ad andare a vedere. E quindi noi che cosa faremo? Configureremo pfSense per accettare tramite certificati rilasciati sempre da pfSense con client OpenVPN, per accettare connessioni in ingresso dall'esterno, quindi da qualsiasi parte del mondo tramite l'IP pubblico, ovviamente. Quindi andiamo subito all'opera. La prima cosa da fare è dobbiamo creare un certificato CA, cioè pfSense sarà la CA, sarà la Certification Authority, che poi firmerà tutti i certificati dei client. Quindi dobbiamo andare su System Cert Manager, quindi andiamo su System Cert Manager. Ok, qui come vedete già c'è un certificato CA creato dalla AMI di Amazon. Noi ne creiamo un altro per appunto vedere proprio tutta la procedura da zero. Quindi la chiamiamo pfSense CA. Ricordatevi di mettere sempre CA quando create certificati, o di mettere client se il certificato è client, per distinguerlo poi quando andrete a sceglierlo qual è la CA e qual è il client. Poi clicchiamo su Create an Internal Certificate Authority. Quindi come metodo, poi andiamo su key length, mettiamo 2048, lasciamo così. Lifetime possiamo mettere anche 3650 giorni. Dopodiché in country mettiamo Italia.
State or province, mettiamo Italy. Sì, premuto invio per sbaglio. City, Rome. Organization, sistemista italiano. Email address, mettiamo sistemista italiano, chiocciola, gmail.com e common name, interna CA. Lasciamo così, save. E l'abbiamo creata. Dopodiché andiamo su, dobbiamo creare il certificato del server, quindi sempre su System, Cert Manager. Andiamo su Certificates. Allora, creiamo un nuovo certificato. Mettiamo su descrizione nome del certificato. Allora, qua metteremo certificato server. E poi mettiamo invece di import, dobbiamo fare create a internal certificate. Come CA mettiamo quella che abbiamo creato noi, quindi la pfSense CA. Lasciamo 2048 di key length, poi possiamo mettere il tipo di certificato, è un server certificate. Lifetime lasciamo così, questo e il resto lo lasciamo tutto così. Poi invece su common name possiamo mettere pfSense.sistemistaitaliano.local. Potete mettere anche un dominio pubblico, non è necessario mettere punto local. Clicchiamo su save, il certificato l'abbiamo creato. Certificato server. Ok, adesso dobbiamo andare a creare un certificato utente, quindi su menu System Cert Manager Certificate e poi facciamo un add di nuovo. Facciamo sempre create an internal certificate, qui metteremo come authority pfSense CA, come certificate type user certificate, qua mettiamo certificato utente 1, il resto lo lasciamo tutto uguale e qui metteremo pfSense, quello che abbiamo messo prima. Clicchiamo su save. Quindi abbiamo creato anche il certificato utente 1. A questo punto sono pronti tutti i certificati, dobbiamo andare a configurare il server OpenVPN. Quindi andiamo su VPN, OpenVPN. Come vedete qui è già configurato il server perché il pfSense arriva, l'AMI di Amazon arriva già con una configurazione fatta, noi l'andiamo a cancellare. Andiamo anche su Clients, vediamo se c'è qualcosa da cancellare. Niente, quindi andiamo adesso su VPN, OpenVPN. Poi vabbè, qua c'è anche il wizard, però invece vedremo proprio come farlo a mano. Clicchiamo su add e andiamo a mettere server mode remote access, quindi qui mettiamo remote access SSL TLS, mi raccomando. Protocol possiamo lasciare UDP, device mode mettiamo TUN. Interfaccia possiamo mettere any, in realtà sarebbe meglio mettere one, quindi mettiamo one. Local port è la porta su cui deve essere in ascolto il server VPN, di solito si usa la 1194 UDP. Qua mettiamo server VPN pfSense come descrizione, poi andiamo a vedere su peer certificate authority, dobbiamo scegliere il certificato della CA. Quindi qua mettiamo pfSense CA, quello che abbiamo fatto prima. Server certificate, dobbiamo mettere il certificato server che abbiamo creato prima. Quindi ecco perché vi dicevo di mettere i nomi che si capiscano. Quindi certificato server. 1024 bit può andare bene. L'algoritmo possiamo lasciare anche AES 128 CBC oppure possiamo mettere per esempio BFCBC 128 bit. Poi andiamo a mettere certificate depth, dobbiamo mettere one client più server, tunnel network, dobbiamo mettere una subnet che verrà assegnata ai client VPN. In questo caso la scelta, innanzitutto, non deve essere mai una scelta
che diciamo coincide con la subnet della WAN o della LAN. Quindi abbiamo detto in questo caso abbiamo come WAN la 10.0 come 0, come LAN la 10.0.1. Quindi qui possiamo mettere per esempio 10.8.0.0, oppure potremmo mettere anche per distinguerla meglio 192.168.0.0/24. Ovviamente, siccome molte LAN aziendali usano questa, se il cliente che si collega col certificato sta in una LAN che usa questa subnet, potrebbe avere problemi poi a raggiungere i propri dispositivi che stanno sulla propria network. Allora, proviamo a scegliere una network un po' meno comune, quindi 10.0.8.0, per esempio, slash 24, che poi tra l'altro è quella che ci suggerisce anche lui. Poi local network metteremo qual è la network che vogliamo che sia raggiungibile dal client, quindi qui chiaramente metteremo la LAN 10.0.1.0/24, quindi 10.0.1.0/24, l'IPv6 per ora la lasciamo. L'IPv4 remote networks that will be routed through the tunnel, so, that a site-to-site VPN can be established without manually changing the routing tables. Qui dovremmo mettere in pratica la network, diciamo, remota dei client che si connettono. È chiaro che qua non possiamo specificare una sola network, perché magari uno si collega da casa che ha 192.168.1.0. Dall'altra parte abbiamo magari un altro utente che si collega da casa, c'è cioè 1.1.6.8.1, e quindi potremmo mettere anche, come vedete qui, più network separate da virgola. Per ora non mettiamo nulla perché diciamo che lo scopo di OpenVPN Server è quello che un host soltanto possa comunicare con tutti gli host della rete di destinazione e non viceversa, quindi per ora la lasciamo così. Compression mettiamo yes, quindi possiamo mettere with adaptive o without adaptive, proviamo a mettere without adaptive. Inter-client communication, dunque vediamo un po', type to type of services, questo lo possiamo bypassare. In concurrent connection dobbiamo mettere i massimi clients, diciamo, totali che possono connettersi concorrentemente a questo server, metteremo 10, ma intanto noi faremo solo la prova con uno soltanto. Qui possiamo decidere se dobbiamo reindirizzare il gateway, cioè se vogliamo che colui che si connette da casa, poi quando andrà su internet utilizzerà questo pfSense per andare su internet e non il proprio. Questo in alcuni casi può essere utile, in altri no, quindi per ora lo lasciamo disabilitato. E possiamo cliccare su Save. E diciamo la prima configurazione è stata fatta. Abbiamo configurato il server, ora dobbiamo configurare il firewall affinché diciamo consenta le connessioni in ingresso sull'UDP 1194. Quindi andremo su Firewall Rules 1. Quindi andiamo su 1. E come vedete già la regola c'è perché l'AMI arriva con una regola già fatta e col server già pronto, quindi questo lo lasciamo già com'è. Se non c'era la regola andava creata una nuova regola qui alla fine. Come vedete ci sono già tre regole, la 22, la 443, la 80, e poi il ping è abilitato e come ultima regola è abilitato l'ingresso 1194. Adesso possiamo configurare il client ad effettuare una connessione di test, quindi dobbiamo installare OpenVPN Client Export Utility se non è già installato, quindi andiamo su per andarlo a installare dobbiamo andare su, mi sembra che è Diagnostics, no, scusatemi, quindi System Package Manager, andiamo su Available Packages, cerchiamo OpenVPN Client Export Utility, andiamo a fare su install, conferma. Come vedete, l'installazione dei pacchetti è molto facile perché è sempre tutto da interfaccia. Quindi l'installazione è stata completata.
Bene, ragazzi, vi comunico che ho dovuto aggiornare la versione di pfSense perché c'erano dei bug sulla 2.3 e quindi praticamente ho cliccato qui sull'aggiornamento e ho aggiornato pfSense. Infatti, vedete che è cambiata un po' l'interfaccia perché dopo aver installato il package Client Export Utility non mi compariva qui il tab. Quindi sono andato nei forum, ho visto che era un bug, ho dovuto aggiornare. Quindi una volta installato il pacchetto di Export Utility si va su Client Export, si può scaricare il certificato che abbiamo creato prima, quindi andiamo su Bundled Configuration, nel caso di Mac va benissimo anche questo, si scarica l'archive, dopodiché si apre il pacchetto. Eccolo qua, e nel pacchetto come vedete c'è la chiave, il certificato e poi il file di configurazione di pfSense. Ora noi avendo messo nelle opzioni di pfSense, qui c'era prima interface IP address, quando si scaricava il pacchetto all'interno del file di configurazione, se voi lo aprite con un text editor, vedrete che c'era scritto come IP a cui collegarsi, come IP server c'era l'IP privato. Dopodiché io che ho fatto? Ho cambiato nella configurazione qui, ho messo other e ho messo l'IP pubblico di pfSense, perché vi ripeto, su Amazon l'IP pubblico pfSense non lo vede, quindi gli ho specificato a mano e quindi da questo momento in poi ogni volta che voi, dopo aver salvato ovviamente, ogni volta che voi scaricate un pacchetto di installazione OpenVPN Client, nel file di configurazione già vi trovate l'IP pubblico, quindi già pronto per essere utilizzato. Nel caso di Mac, noi usiamo TunnelBlick come client OpenVPN, quindi apriamo TunnelBlick, andiamo a importarci il file OpenVPN, lui ci chiederà se installarlo per tutti gli utenti o solo io, mettiamo la password dell'utente Mac. A questo punto, la configurazione è caricata, basta selezionarla e cliccare su Connetti e qui vedremo in alto a destra l'esito. Ecco, come vedete si sta collegando, connesso, quindi siamo connessi. Adesso in teoria noi potremmo dal nostro PC, o in questo caso dal Mac, essendo connessi, possiamo tranquillamente andare a pingare l'interfaccia LAN di pfSense che è la 10.0.1.106. Facciamo subito la prova. Come vedete, il ping c'è, quindi vuol dire che in pratica la connessione OpenVPN ha avuto successo. Sto raggiungendo il server pfSense tramite l'IP privato. Quindi in teoria io potrei anche fare un SSH admin verso quell'IP 10.0.1.106 e quindi collegarmi all'interfaccia SSH tramite l'IP privato invece che tramite l'IP pubblico. Quindi io sto praticamente, ecco qua, nella console di gestione di pfSense con l'IP privato della LAN. È ovvio che poi su Amazon tutte le macchine che voi andrete a mettere nella vostra EC2, tutte le macchine EC2 che andrete a mettere sulla stessa subnet della LAN di pfSense, quindi nel caso specifico nella subnet 10.0.1.106, quindi basta andare a vedere nelle NIC Network Interface la 10.0.1.106 a parte della subnet 88C5, quindi tutte le macchine che voi andate a lanciare, se le mettete nella subnet 88C5 saranno nel lato LAN di pfSense e quindi saranno raggiungibili da OpenVPN Client con un collegamento sicuro in TLS. Se avete problemi di ping o di comunicazione, vi invito ad andare nelle regole firewall rules, perché io ho avuto anche questa difficoltà. Andate nelle regole OpenVPN, eliminate la regola di default che c'era nella AMI di Amazon e la ricreate mettendo IPv4 e poi tutti gli asterischi nella regola, ovvero in pratica facciamo finta di creare una regola nuova, mettete Action Pass, interfaccia OpenVPN, Address Family IPv4, Protocol Any, Source Any, Destination Any e salvate. Quindi in pratica rifate la stessa regola e la salvate, quindi lui la applica correttamente. Perché io vi ripeto, prima ho avuto difficoltà e anche per questo motivo ho dovuto aggiornare pfSense all'ultima versione, perché avevo anche degli errori,
nel system logs avevo degli errori che non riuscivo a applicare le regole, adesso come vedete gli errori sono tutti spariti. Quindi vi invito, nel caso, dopo aver seguito questa guida, non ottenete il comportamento sperato, aggiornate la release e vedrete che tutto si risolve tranquillamente. Per questa demo abbiamo finito, quindi andiamo alla conclusione. Eccoci, la conclusione è che abbiamo con pochissimi passaggi creato una macchina virtuale su Amazon con due interfacce, una LAN e una WAN. Quindi la WAN sarebbe quella da cui arriva il traffico esterno, la LAN è quella dove andremo a mettere tutte le nostre macchine di Amazon, che quindi saranno protette da pfSense. E poi su pfSense abbiamo fatto un OpenVPN server e con un client, dopo esserci scaricato il certificato, ci siamo collegati al server OpenVPN e da lì possiamo raggiungere tutte le macchine della lato LAN di pfSense. Quindi, come vedete, con costo zero e diciamo senza licenze, abbiamo creato un'infrastruttura accessibile con OpenVPN server. Se qualcosa non è chiaro, vi invito a mettere i commenti nel video. Se il video vi è piaciuto, vi invito a mettere un mi piace, a condividere il video, a condividere il canale. E iscrivervi al canale cliccando sul bottone che vedete qua. E vi ricordo che senza sistemisti l'informatica non funziona. Al prossimo video.